7 luglio 1901. Nasce a Sora Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore, una delle figure preminenti del cinema italiano. Calca le scene fin da bambino, quando comincia a recitare in teatro in piccoli ruoli marginali. Dal 1946 al 1951 dirige uno dopo l'altro quattro capolavori: Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D., pietre miliari del neorealismo cinematografico. I primi due ottengono l'Oscar come miglior film straniero e il Nastro d'Argento per la migliore regia. Dopo questa irripetibile quadrilogia, De Sica firma L'Oro di Napoli e dirige Sofia Loren nell'acclamatissimo La Ciociara. 624, a terza! Azione, caramelle! Allarme aereo! Il carro armato, via! Tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, vince tutti i premi possibili. Nastro d'Argento, David di Donatello, Palma d'Oro al Festival di Cannes e il premio Oscar per la migliore attrice. Muore il 13 novembre 1974. Adoro Napoli, tant'è vero che ogni occasione è buona per andare a Napoli. Sì. Ogni tanto mi faccio un regalo io, vado a Napoli così. E obbligo anche quei poveri miei compagni, i produttori, a fare film napoletani. Io ho fatto parecchi film, Giudizio Universale, Oro di Napoli. Oro di Napoli, poi l'Oscar di quest'anno. Sì, l'Oscar, sì, perché sì, ieri, oggi e domani c'era l'episodio di sì. Sofia a Napoli. Poi l'ultimo matrimonio all'italiana, Napoli. E che vuole, io mi diverto a Napoli. Sì. A me piace perché, vede, a differenza di Roma, a differenza di Parigi, a differenza di Milano, Firenze, sì, si incontrano persone, ma sono persone normali. Non vorrei dire comuni, ma normali. A Napoli sono eccezionali. Io non so, io ho tenuto un diario a Napoli perché ogni giorno, ogni minuto capita un tipo, un personaggio che è un po' un personaggio cecoffiano del teatro di Chekhov, strano, straordinario, improvviso, ecco, improvviso, non te l'aspetti. Io se non tedio il pubblico vorrei raccontare due episodi ultimi che mi sono capitati all'ultimo film. Stavo lì girando una scena in esterno e avevo 300 comparse. Dopo una giornata faticosa di strilli, di urli, si avvicina uno, mentre gli amministratori, i cassieri pagavano le comparse, questo si presenta: signor Di De Sico. Di De Sico? Che cerca di nobilitare il mio film. Di De Sico. Signor Di De Sico, a me non mi hanno pagato. Lei è comparsa? No. E allora perché vuole essere pagato? Signor sì, io sono di natura curioso. Voi mi avete attratto, magnifico regista, mi avete attratto. Io sono stato tutta la mattina qua, ho perduto il lavoro, voi mi dovete risarcire. Un altro giorno, alla fine sempre della lavorazione, perché queste scenette mi avvenivano sempre alla fine della lavorazione, si presenta a me un altro, un uomo di una cinquantina d'anni, brizzolato, vestito bene. Mentre io stavo per andare verso la macchina che doveva condurmi in albergo, tutto sudato, sporco, pieno di polvere, il signor Di De Sico, vedendo l'atteggiamento drammatico, avevo già messo la mano in tasca per dare qualche cosa a sto povero disgraziato e mi chiedeva l'elemosina. No, signor De Sica, no, non voglio denaro, no. Io, signor De Sica, permettete che vi dica una cosa che mi sta qui nell'animo e a chi posso confidarla se non a voi, che amate così tanto nei vostri film gli esseri umani. Voi amate l'umanità, si vede l'amore per l'umanità. E allora ascoltate un uomo che soffre, signor De Sica, scusate, soffre. Io ho due ragazzi, uno di 10 anni e l'altro di 12 anni. Questi poveri ragazzi sono
cresciuti gracili, malatizi, non hanno studiato nemmeno, perché Aurelia, mia moglie, signor De Sica, mia moglie mi ha lasciato, signor De Sica, mi ha lasciato. Quando questi bambini avevano 3 anni e un altro 2, a chi potevo affidarli? Io sono impiegato al municipio, dovevo lasciarli al portiere. E come possono 2 bambini prendere aria, vivere, gioire, crescere in bellezza in una portineria chiusa, fetida? Signor De Sica, scusate questo sfogo, ma voi che siete uno studioso di cose umane e di avvenimenti, De Sica, fatemi piacere, consentitemi di avervi detto questa cosa per confidarla a un uomo così generoso e pieno di cuore come voi. Non è vero niente. Ho voluto dimostrarvi che sono un grande attore. Io sono impiegato al municipio, me ne ho fatto dopo il cinema.